Buona e santa giornata, cari amici. Oggi presentiamo con Edda un santo, un beato, Pier Giorgio Frassati. Ecco, dici qualcosa per bene di questo santo. Allora, inizio a parlare con la sua vita. Pier Giorgio Frassati nacque a Torino nel 1901 dal padre di nome Alfredo, senatore del Regno d'Italia e fondatore e direttore del giornale La Stampa, e della madre Adelaide Ametis. Studiò presso i Gesuiti e poi frequentò un corso di ingegneria industriale e meccanica al Politecnico di Torino, specializzandosi in estrazioni minerarie. Nel 1919 si unì ad un gruppo di studenti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, la FUCI, un movimento studentesco fondato alla fine del XIX secolo, un ramo importante dell'azione cattolica dei laici contro il razzismo e il fascismo. Partecipando a tutte queste manifestazioni fu arrestato nel 1921 durante il congresso della Gioventù Cattolica a Roma e nel 1924 fu vittima della violenza fascista. Viaggiò molto all'estero, specialmente in Germania, dopo che suo padre diventò ambasciatore di questo stato ed ebbe contatti con tutto il mondo internazionale. Si fece coinvolgere nelle lotte politiche per il controllo del movimento studentesco all'Università di Torino e così la sua vita iniziò a prendere piega anche nella politica. Fu un grande membro attivo in diverse congregazioni e associazioni religiose e si unì alla Confraternita del Rosario, o anche ad altre confraternite in seguito. Per la sua grande fede e il suo grande amore dimostrato verso Gesù, divenne terziario domenicano nel 1922 con il nome di Girolamo, forse in memoria del riformatore fiorentino domenicano Girolamo Savonarola, arso sul rogo nel XV secolo. Così iniziò anche lui ad essere membro a altre associazioni e il culmine della sua stima anche che aveva ricevuto lo ebbe ai funerali, perché morì a soli 24 anni, sicuramente dopo aver contratto una poliomielite dai poveri che andava a visitare. La sua morte fu molto veloce e inaspettata e la cosa stupefacente fu quella che al funerale parteciparono un numero impensabile di poveri e di persone a cui aveva dato aiuto. Da giovane aveva avuto una vita vera e intransigente quando si trattava di difendere la propria fede. E così la sua attività politica, diceva lui, era motivata dalla fede, perché secondo lui tutto l'uomo è un esempio di Dio e bisogna rispettarlo, ogni uomo bisogna rispettare. E nonostante la brevità della sua vita, fu un modello esemplare della vita laica, vissuta appieno e ispirata da una spiritualità personale che includeva necessariamente un interesse attivo per il bene degli altri. Uno dei suoi insegnanti, il professore Cogliazzi, ha scritto una vivace biografia di lui poco dopo la sua morte, che contribuì a farlo conoscere diffusamente. E così, dopo questa biografia, molti gruppi studenteschi iniziarono a prendere il suo nome, sia per beneficiare dei beni anche che dava quelli di un beato, che per il processo che per la la stima che avevano avuto di lui durante la sua vita. La causa della beatificazione è stata presentata nella diocesi di Torino nella metà degli anni 30 e Frassati è stato beatificato nel 1990 da Giovanni Paolo II. In questa occasione il Papa ha parlato della fede e della carità come le forze che hanno dato significato alla sua vita e che gli hanno permesso di assumere un ruolo attivo, energico nella famiglia, a scuola e all'università. E nella società a livello più alto lo hanno trasformato in un apostolo di Cristo gioioso ed entusiasta, appassionato seguace del messaggio d'amore di nostro Signore.
Secondo il Papa, Pier Giorgio ha seguito il monito di Pietro. Adorate il Signore, Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. A domani, cari amici. Che messaggio ti ha lasciato questo beato? Beh, questo beato mi ha lasciato il messaggio che comunque nella vita non serve un esempio. Io ho approfondito anche altre cose in cui lui diceva che anche se inizialmente aveva avuto un'ispirazione al sacerdozio, per lui, anche per elevare la sua anima, quindi e non, più che non dar questo pensiero ai suoi genitori che che temevano un po' questo fatto, visse una vita laica molto piena e molto esemplare per gli altri, verso l'aiuto, verso la carità, e quindi mi ha lasciato questo esempio di uomo di disponibilità al prossimo, sì. Di uomo quindi, normale, è disponibile al Signore, è disponibile di anche solito agli è disponibile poi anche ai altri. Fratelli, no? Bene, brava, grazie, grazie a domani. O sangue prezioso di Gesù, sei stato versato per mostrare la tua misericordia a tutta l'umanità. Riversati su noi con larghezza infinita. Ecco qui il nostro capo, le nostre mani, la nostra volontà, la mente, la memoria, i pensieri, i nostri desideri e inclinazioni, la nostra attività, la nostra sensibilità esterna e interiore. Lavaci da tutto ciò che è peccato. Cancella le nostre macchie. Guariscici da quanto in noi è malato. Convertici e trasformaci con la tua adorabile potenza, perché possiamo restare uniti a te. O purità infinita, facci puri, adornaci, nutrici, benedicici e salvaci. Amen. Noi possiamo farci la domanda: io vigilo su di me, sul mio cuore, sui miei sentimenti, sui miei pensieri? Custodisco il tesoro della grazia? Custodisco la presenza dello Spirito Santo in me? Adesso, così sicuro, credo che va bene. Ma se tu non custodisci, viene quello che è più forte di te, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. La vigilanza. Ma tre criteri, Non confondere. La verità. Gesù lotta contro il diavolo, primo criterio. Secondo criterio, chi non è con Gesù è contro Gesù. Non ci sono atteggiamenti a metà. Terzo criterio, la vigilanza sul nostro cuore, perché il demonio è astuto, mai è scacciato via per sempre, soltanto l'ultimo giorno sarà, perché quando lo spirito impuro esce dall'uomo,
Si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. La vigilanza, perché la strategia di lui è quella. Tu ti hai fatto cristiano, vai avanti nella tua fede, io ti lascio. Ti lascio tranquillo. Ma poi quando ti sei abituato e non fai tanta vigilanza, ti senti sicuro, io torno. Il Vangelo d'oggi incomincia col demonio scacciato e finisce col demonio che torna. E San Pietro lo diceva, è come un leone feroce che gira intorno a noi. È così. Ma padre, lei è un po' antico, ci fa spaventare con queste cose. No, io no, il Vangelo. E queste non sono bugie, è la parola del Signore. Chiediamo al Signore la grazia di prendere sul serio queste cose. Lui è venuto a lottare per la nostra salvezza. Lui ha vinto il demonio. Per favore, non facciamo affari con questo demonio. Lui cerca di tornare a casa, di prendere possesso di noi. Non relativizzare, vigilare. E sempre con Gesù.